incontri speciali grazie a una stanza degli abbracci. Si torna a sorridere alla Don Paolo Tonucci, la struttura residenziale per anziani realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Dopo mesi di lontananza, saluti tramite uno schermo o telefonate, finalmente gli ospiti possono tornare a incontrare i propri cari in tutta sicurezza. L'iniziativa è stata predisposta dal Comune di Fano e questa mattina il sindaco Massimo Seri e l'assessore al welfare Dimitri Tinti si sono recati nella RSA per vedere e provare questo piccolo spazio. La camera è composta da un tessuto di gomma ignifugo ed è dotata di una parete trasparente dalla quale si estendono due maniche da indossare per abbracciare, accarezzare o stringere le mani di chi si ha di fronte. Questi sono sempre momenti belli perché toccano i sentimenti, le emozioni. Abbiamo attraversato un momento difficile, di solitudine per molte persone, di distacco dai sentimenti, dagli affetti. E allora ecco, questi momenti che attraverso piccoli gesti, attraverso piccole infrastrutture che consentono di riavvicinare, di riabituarci ad una pseudo-normalità che ancora non è arrivata, ma che auspichiamo che arrivi presto. Quindi queste cose, questi momenti sono momenti di vicinanza, sono momenti di affetto, sono momenti di amore. L'iniziativa, aggiunto invece l'assessore Tinti, dimostra la nostra attenzione alla gentilezza e alla premura verso le persone che amiamo. Del resto l'abbraccio, anche se attraverso una protezione, rimane il gesto d'amore più semplice ma anche più grande che si possa fare. Finalmente c'è una sorta di riapertura, di una modalità, quella che chiaramente oggi si può utilizzare per cercare di ritrovare un minimo di contatto con gli ospiti di questa struttura, con gli anziani non autosufficienti che risiedono e che sono ospiti in questa struttura. Quindi i familiari possono, grazie a questa stanza degli abbracci, ritrovare un contatto. È una cosa molto bella e chiaramente noi come Comune siamo partecipi di questa iniziativa. È un'iniziativa importante che riporta un abbraccio comune.